In realtà la motivazione per fare questo film è partita un po' al contrario, nel senso che i primi anni mio padre se n'è andato, e a parte che quando tu dici, e lo dicono anche nelle interviste che ho fatto con lei, quando dici ha lasciato un vuoto, beh, ha lasciato un vuoto veramente incolmabile, e non è un vuoto, cioè quel salotto, quella cucina, quel giardino senza di lui era vuoto, era insensato. Ma guarda, ti posso aggiungere che è vuoto anche per noi che abbiamo conosciuto le storie attraverso di voi, attraverso i giornalisti, attraverso, no, la televisione, le storie della vostra famiglia allargata, le storie dei tornei di tennis, no? Tutto questo fa parte della narrazione, Tognazzi. Però sai cosa succede? Che a un certo punto io, anche quando non è attivo, subentra. Allora, i primi 10 anni mi capitava spesso che mi avvicinavano e mi dicevano ciao Ricky, per chi ti è il figlio del Tognazzi, no? Il bambino mi vergognava, andava dal panettiere, è il figlio del Tognazzi, com'è il tuo papà? Che miseria. E anche Maria Sole lo dice nel suo libro, un'ansia terribile. L'idea di essere figli di qualche cosa più grande, monumentale. E questo è durato per 10 anni, 15 anni, che mi chiedevano, ma come sta il tuo papà? Mi dicono, perché papà è morto 15 anni fa. Ah, come è morto? Ah, sì, scusa, ho fatto una gaffa. Ma no, hai fatto un complimento, perché vuol dire che è ancora vivo, perché vuol dire che la televisione, anche se, sono 4 del mattino, però insomma restituisce, continua a restituire questa immagine perché esiste ancora nell'immaginare, nei ricordi, perché poi il cinema, perché era così bello andare al cinema ed è così triste vedersi i film sulle piattaforme, perché quando andavi al cinema il film te lo ricordava il giorno dopo, dopo un mese, dopo un anno, dopo 10 anni, dicevo sai che quel film l'ho visto con Adriana, avevamo litigato quella sera. Poi abbiamo fatto pace, siamo tornati a casa, lei mi ha fatto da mangiare, poi abbiamo fatto l'amore. Cioè il film era tutto ciò che accadeva intorno al film. Era un momento non solo di vita convissuta, ma anche era un accadimento, era qualcosa che esisteva. Io mi ricordo manco il film che ieri ho visto 4 film, ho appena finito il Corso Sano. Negativo, tutto a posto. Però avrò visto 4-5 film al giorno, ma sai che non me ne ricordo manco uno, sono anche un po' di film. Però voglio dire, cioè, non ti ricordi il film, non ti ricordi i nomi degli attori, non ti ricordi, a malapena la trama. E questo è dovuto anche e soprattutto perché il cinema vissuto in una sala. Questa è un'esperienza. Allora, quando ho capito che Ugo se ne stava andando, che non mi chiedevano più di lui, anzi che incontravo giovani, lei dell'84, è dell'84, cioè lei quando Ugo è morto c'era 6 anni, forse non si ricorda, non ha ricordi di quel periodo, ha ricordi dopo. Anzi, mi farebbe piacere capire perché hai fatto un libro su di lui. Gliel'ho chiesto prima. E quando ho cominciato a capire che c'erano molti giovani che non sapevano chi fosse Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, ma molti, allora ho detto, allora guarda, è arrivato questo produttore, ti va di fare il centenario, non posso dire, ti va di fare un documentario, ma l'ha fatto Maria Sole 10 anni fa, dice che te fai uno te adesso. E sono uno stato non abbia dato una diretta, insomma ho detto sì, va bene. Ed è stata l'occasione, ripeto, per rimettere insieme i pezzi, per ricostruire questo puzzle spaventoso che era uno, perché era veramente un mostro a 5 teste.
mettere un po' d'ordine, di capire di più, e volergli di nuovo.